Benvenuto ad Antonio De Marco, candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali al comune di Castel di Sasso, con la lista Giovani per il Cambiamento. Benvenuto. Grazie, buonasera. Lei ritorna a ricandidarsi come sindaco, perché? Sì, perché? Perché in effetti io sono nato nel 1969 a Castel di Sasso, nella mia abitazione, dove vivo con mia moglie e i miei figli. Nel 2000 mi sono laureato in architettura e sono stato subito investito da due grandi progetti, il recupero del mastio a Sasso e l'edificio per servizio di cui sono stato coprogettista. Successivamente dal 2007 al 2014 sono stato impiegato nel comune di Castel di Sasso nell'ufficio tecnico. Qui ho maturato altre esperienze importanti, quali il responsabile unico del procedimento sulla rete idrica e fognaria e sulla piscina comunale. Queste esperienze lavorative, queste dinamiche, questo impegno per il comune di Castel di Sasso mi ha dato l'input per ricandidarmi. La sua lista è composta prevalentemente da persone nuove? Sì, tranne un consigliere che sta con noi, che è il consigliere che ha fatto la minoranza con me negli ultimi 5 anni. Il resto rispecchiano un attimo quello che sono i cittadini di Castel di Sasso e inquadrano tutte le categorie, imprenditori, professionisti, laureati, diplomati, donne, soprattutto mamme, e uomini che hanno raccolto la testimonianza di tutti i cittadini, quelle che erano le problematiche di tutti i cittadini, e con me hanno redatto quello che è il nostro programma elettorale, con la speranza che lo andiamo poi ad amministrare. Problema sicurezza, cosa intende fare? Con la sicurezza sul territorio noi vogliamo fare due grandi interventi. Il primo è quello di, sui punti nodali del comune di Castel di Sasso, installare delle telecamere per controllare il flusso in uscita e in entrata al comune di Castel di Sasso. Delle fototrappole, ma le fototrappole che poi andiamo a posizionare sono non tanto per la sicurezza del territorio, ma per evitare che vengano sversati abusivamente rifiuti in parti nascoste del territorio, quindi per la salvaguardia dell'ambiente. Piazza Castel di Sasso, dove e come? Piazza Castel di Sasso di piazze ce ne stanno tante, Castel di Sasso è un comune ampio, non possiamo pensare di far crescere un solo punto del comune di Castel di Sasso, il comune di Castel di Sasso deve crescere in modo omogeneo, i nostri interventi riguardano tutto il territorio di Castel di Sasso, non daremo priorità solo ad un'area, ma a tutta l'area. E quindi la piazza andrebbe rivalutata in tutte le frazioni, andrebbe rivista perché rappresenta un punto di collegamento. Noi in merito al collegamento del comune di Castel di Sasso abbiamo proposto anche di dare disponibilità di un pulmino, magari per portare le persone meno abili, le persone anziane a messa la domenica, visto che ultimamente abbiamo avuto anche problematiche di chiese che sono state chiuse. Lei scende in campo, ovviamente conosce le problematiche del comune. Qual è un progetto che tiene in modo particolare? Ma il progetto del comune di Castel di Sasso, del mio comune, è la vivibilità. Io devo rendere innanzitutto vivibile il mio comune, devo estendere la rete della pubblica illuminazione, la linea fognaria. Ci sono alcune frazioni che non hanno mai avuto la pubblica illuminazione. Noi dobbiamo portare dei sistemi innovativi, il fotovoltaico, per poter risparmiare e poter illuminare queste parti. Successivamente dobbiamo completare le strutture in completamento, l'edificio per servizi, dobbiamo mettere in funzione la piscina e l'isola ecologica, che sono parti importanti del territorio e fanno parte della nostra continuità. Due delle cose che vorrebbe fare subito, eventualmente verrà eletto. Ma i primi interventi sicuramente saranno volti alla manutenzione dei cimiteri, rendere più fruibili questi aree, l'abbattimento delle barriere architettoniche nei parchi giochi, nei centri urbani, dando possibilità a tutti di inserirsi. E sicuramente una buona cartellonistica stradale, una cartellonistica interattiva con QR code. Il visitatore deve poter arrivare a Castel di Sasso e trovare dove andare e cosa vedere. Perché dovrebbero votare lei? Perché sono un professionista affermato sul territorio, perché conosco le dinamiche. Sono 55 anni che vivo nel mio territorio, amo il mio territorio, la mia gente mi conosce e la stima professionale degli ultimi 30 anni lavorativi l'ho maturata principalmente sul mio territorio. Mi conoscono. Le lascio pochi secondi per un messaggio, l'ultima domanda. Un messaggio ai suoi concittadini. Certo. Ai miei concittadini, come ho detto durante questa campagna elettorale, non vogliamo solo il vostro consenso,
ma vogliamo la vostra partecipazione. Bene, il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno termina qui. Grazie al nostro ospite. Alla prossima. Sigla.